Dalla redazione di 7 Va a Roma. Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport. Bentornati amici di Sporting Go, anche in questa settimana metteremo l'accento sullo sport. Un saluto a tutti gli amici di Instagram per la serata da Simona Sorbara, e anche oggi voglio presentarvi la mia formazione, la squadra. Un saluto a Chico, Francesco Catenacci, ciao! Sì, già in apertura, Simo, voglio essere contento di dare una notizia molto positiva. Crescono gli ascolti, cresce l'entusiasmo di tutte quante le emittenti collegate con la nostra redazione. E allora siamo molto contenti e vi salutiamo ancora i nostri ascoltatori, i nostri amici di 7 Va FM per Alte Radio. La formazione continua, la squadra continua. Abbiamo con noi il nostro Fabrizio Gerolla, ovviamente giornalista sportivo e opinionista. Ciao Fabri. Ciao Simona, ciao a tutti. E bentornato. E poi abbiamo Fabio Cantelmo. Ciao Fabio, il nostro giornalista sportivo e opinionista. Come state ragazzi? Ciao. Ciao Simona, ciao a tutti gli ascoltatori. Settimana ricca anche questa, di avvenimenti. Sì, infatti, quindi un bellissimo... ricca, mi ci ficco, come dice. Esatto, un bellissimo weekend sportivo. Allora Fabio, facciamo un breve cenno a quella che sarà la puntata di oggi e poi ovviamente sveglieremo tutti gli argomenti nei prossimi blog. Allora, partiamo subito con un ritorno da una vittoria importantissima per Matteo Berrettini del tennis, ATP 250 di Marrakesh su terra rossa, quindi anche in preparazione poi per Roma, la Femmine di Roma e il Roland Garros. Ritorno alle vittorie, fondamentale per Matteo Berrettini dopo un lungo infortunio. È stato un weekend in Formula 1 in Giappone con la solita Red Bull prima e seconda, sarà in terza e quarta, dunque sarà in seconda in campionato. E poi per quello che riguarda la Serie A, toglie in testa per Milan e diamo subito un assist al nostro Gerolla, Allegri in, perché la Juve vince dopo la vittoria, splendida vittoria contro la Lazio in Coppa, vince anche il campionato contro la Fiorentina. Bene la Roma, Allegri in, un partitone ho visto, un partitone, ma parliamo. No, che belli, siete già belli carichi, ne parliamo dopo allora. Esattamente, solo in coda, solo in coda, lotta salvezza caldissima, vittoria di Empoli, Cagliari e Genoa che a questo punto si salva matematicamente, ma ne parleremo poi dopo. Certo, sarà un puntatone, allora andiamo subito in musica ascoltandoci un brano della super top playlist del nostro Chico. Sì, in effetti diamo subito la carica ritmica anche a questa puntata di Sporting Go. Scusa, se t'amo, t'amo, io non lo so che colpa ho, ma t'amo, t'amo, vedi, sei tu il richiamo, io grido te che male c'è, se t'amo, t'amo, se tu vuoi ne discutiamo, ma t'amo, t'amo, io t'amo, t'amo. Con la Lazio, la Juventus ha giocato il secondo tempo e nel primo tempo non pervenuta. E sì, i fischi dello stadium dicono tutto, e soprattutto se qualcuno di voi ha visto
sui social quanti Allegri out si stanno aggiungendo, ormai è veramente incredibile. Sono molto più degli in, certo. Assolutamente. Idem la partita di ieri sera con la Fiorentina. È stata una partita di sofferenza per la Juve, che trova un gol con Gatti fortunoso. Sono annullati 3 gol dal VAR, ma tutti sacrosanti. E alla fine dei conti la Juve dove ha giocato? Come ha giocato? Ha giocato malissimo. Questa squadra non ha gioco, non ha più anima, non ha più sentimento, e i tifosi bianconeri sono veramente inferociti. Vi do una chicca: la Juventus ha già trovato un preaccordo con Thiago Motta del Bologna, ma la proprietà bianconera vuole Conte sulla panchina per il prossimo anno. Quindi Allegri sarà soltanto un problema in questo momento per la Juve fino a fine stagione, e devono capire come risolvere questo contratto, perché si parla di 10 milioni di euro. Quindi o si metteranno d'accordo con una buona uscita, o la cosa più probabile sarebbe che già in questo momento Allegri, tramite i suoi procuratori, stia cercando una soluzione e quindi chieda poi lui di sciogliere il contratto, perché andrà sicuramente ad allenare qualche altra big in Europa, difficilmente in Italia. Certo, Fabio, prima di passare la parola a te volevo dirti che io in realtà ho la risposta a questa vittoria della Juve, la volete sapere? Certo. E ovviamente la Juve si riprende sempre prima di un derby, no? E quindi è normale ti lascio proprio la parola, Fabio. Io non sono d'accordo con Fabrizio, o meglio, sono d'accordo in parte. Ma va, no? Che strano. Che la Juve non abbia un gioco, con Allegri non ce l'ha mai avuto, neanche all'epoca di Pirlo, Pogba e Vidal, voglio dire. Quindi il gioco di Allegri è sempre stato quello, un gioco molto difensivo. Dio che bestemmi ho sentito. Vai, Cancello. Sicuramente il materiale tecnico a disposizione di Mister Allegri non è quello né di Inter né del Milan, parliamoci chiaro, perché non è neanche quello a livello del Napoli. Sicuramente ha avuto un periodo buio dopo la sconfitta con l'Inter, noi questo l'abbiamo detto. La partita contro l'Inter, ricordiamoci che la Juve era lì attaccata ed era seconda. Uh-huh. A questo punto è chiaro che la partita contro la Lazio in semifinale comunque è venuto fuori con una vittoria. La Fiorentina è una squadra che comunque è in crisi. Ieri tutto sommato la Juve non ha neanche giocato così bene, ha costruito tanto. Poi è vero, sacrosanti, stiamo parlando sempre comunque di gol annullati per un po' il gioco col pallone, quindi anche poi su questa cosa sinceramente anche un po' stufato, no Simona? E adesso sì. ci sarà poi il derby, ormai il derby è più una partitella di famiglia, mi piace il derby, no? Perché 19 anni, ma questo ne parleremo poi dopo, del Toro, certo. 19 anni, il Toro ha vinto un derby su 27 partite, il resto sono praticamente quasi tutto lo sconfitte. Grazie. Quindi, Fabio, ne parliamo dopo, perché mi rattrista sempre, perché ci facciamo rallegrare da un po' di musica, perché noi del Toro quando sentiamo tutti questi numeri ci gira un po' la testa, ci viene male, allora Chico, pensaci tu, come un bel pezzone della tua playlist. Eh sì, io continuo ad appassionarmi alla famosa classifica fresca, quella che tiene in considerazione i punteggi acquisiti nel corso delle ultime 5 giornate. La Juve torna ad essere almeno 14esima, sarebbe bastato pareggiare per scivolare davvero tra le ultime 3, quindi in una sorta di zona retrocessione, ripeto, se teniamo conto della famosa classifica forma delle ultime 5 giornate. Comunque prendiamo ancora il ritmo andando a rubacchiare lo scaffale della K7. Like you do, you know that everything will fall right back on you. So far.
100% adesso, Fabrizio e Fabio, lo posso dire, lo mettiamo sul derby Roma-Lazio, la prima vittoria di De Rossi, la Roma torna a vincere il derby e si spinge un po' in alto e pensa all'Europa, Fabio o Fabrizio, chi vuole? Direi proprio, direi proprio di sì, la Roma a questo punto allunga anche sull'Atalanta, Atalanta che non è riuscita a ottenere la vittoria, quindi 5 punti dal sesto posto. Perché dico sesto posto? Perché quest'anno ricordiamo che anche il quinto potrebbe valere la Champions League. Accorcia le distanze dal Bologna, solamente 3 punti a questo punto dal Bologna. Il derby è stata una partita discreta, un derby bellissimo a livello tecnico. La Roma comunque ne è uscita vincitrice, Lazio meritata, assolutamente meritata, quindi è stata una vittoria assolutamente meritata, un derby giocato con lotta, sudore e cuore, proprio la classifica squadra di Daniele De Rossi. La Roma ha avuto una trasformazione mentale assurda, con Spoligno una trasformazione incredibile, Lazio male, dopo la sconfitta in Coppa Italia anche con la Juve, la cura Tudor forse non sta avendo gli effetti sperati. Io credo che la Lazio anche abbia un problema serio in attacco, perché comunque Ciro Immobile ormai ha anche una certa età, comunque ha sempre con acciacchi, e Tati Castellanos non è un giocatore che possa sostituire adeguatamente una prima punta come Immobile. Quindi Roma che a questo punto davvero può arrivare anche al quarto posto. Grande. Fabri, sei d'accordo per una volta con Fabio Cantelmo? Questa volta sono d'accordo. Oh, meno male. Abbiamo trovato l'accordo. Attenzione, me ne vado via. Senti, Fabio, invece volevo farti una domanda. Secondo te, vabbè, perché sei comunque, segui anche comunque tu la Roma e quant'altro, che aria si respira con un derby vinto dalla Roma? Ma si respira sicuramente un'aria a Roma ottima. Come se fosse ritornato qualcosa, no? Come se fosse ritornato... Gli sfottò nella capitale fanno parte poi dell'essenza di tutto. Anche il gesto di Mancini, io ne parlerei con lui. Sì, bravo, sì, sì. Adesso l'ho sentito molto demonizzare questa bandiera biancazzurra con un ratto. No, che vabbè. Non si capivano perché, no? È un ratto, non è un topo, è un ratto. È un ratto. quindi è stato simpatico, carino, l'ha fatto lui perché non ci ha vinto la Roma, avesse vinto la Lazio avrebbero fatto qualcos'altro dall'altra parte. Io dico che ci sta, fa parte degli sfottò, in campo se ne sono date di santa ragione e mi ha fatto come vecchio derby, bello. Mi ha fatto sorridere quando Paolo Dybala si è tolto il paraspinco e gliel'ha fatto vedere al giocatore francese, no, della serie, io comunque i mondiali li ho vinti, tu non li hai vinti. È vero. E quindi è stato un bel derby. Purtroppo la nota che stona in quella bella giornata di sport sono state le botte che si sono stati all'intorno all'Olimpico. È stato anche arrestato un capoitra della Lazio molto purtroppo allucinato. Diciamo immagini antisportive che vorremmo non vedere più né fuori né dentro gli stadi. Di botte nei derby ne abbiamo viste anche tante a Torino, anche troppe, no? Forse anche speriamo non sia così. Come giustamente ha detto Cantelmo, ormai è più che un derby, una partitella in famiglia quella che vedrà giocare in Torino alla Juventus. Ne parleremo tra poco. E allora finisce qui la prima parte di Sporting Go, ci riascoltiamo fra poco perché abbiamo ancora tantissimi argomenti da svelare e da parlare con voi. From 7va.fm/altiradio. Dalla redazione di 7 Va a Roma. Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport. Sporting Go, l'accento sullo sport, insieme a Fabio Cantelmo, Fabrizio Gerolle, il nostro sigo. Andiamo a parlare ora della parte della classifica, quella che ci piace tantissimo, la lotta al quarto posto, questo posto per l'Europa. La Roma è carica, l'abbiamo detto prima, ma anche il Bologna e l'Atalanta. Ragazzi, voi di chi vorreste vedere, o secondo voi chi è che potrebbe andare in Europa nel campionato di quest'anno? Allora, lotta Champions che io a questo punto credo che sia ristretta solo più a due formazioni che sono Bologna e Roma. Ripeto, è sempre l'incognita del quinto posto. Atalanta che compie un mezzo passo falso, perché comunque un passo falso totale. Perché comunque si fa rimontare dal Cagliari per 2-1, quindi vittoria importantissima poi del Cagliari, ma questo complica pesantemente la lotta, perché comunque l'Atalanta va dal
Bologna. Quindi io credo che a questo punto la lotta per la Champions sia ormai assolutamente al Bologna-Roma. Per quello che riguarda invece l'Europa League, qua è un continuo terremoto, perché con la vittoria scorsa del Torino su Monza sembrava che si fossero riprese un po' le speranze del Toro, salvo poi perdere in una maniera incredibile, quasi da ufficio indagini, l'ho detto per battuta, per scherzo ovviamente, contro l'Empoli è successo veramente tutto, quindi il Toro perde male, malamente a Empoli. Napoli ritrovato, partita quella del Napoli, io l'ho definita da contro il Monza da PlayStation. Ma il Napoli potrebbe ancora avere, il Napoli potrebbe avere ancora qualche speranza, no? Voglio dire, lì con i 48 punti. Ma c'è la zona Champions, credo che 7 punti da rimontare sulla Roma non sono pochi, contro la Roma, beh sì. Però sicuramente per l'Europa League io credo che se la possa giocare alla grande. Male la Lazio, come abbiamo detto, contro la Roma, anche se poi alla fine è lì. Male potrebbe rimanere in lotta, io credo, più per le Conference League, quindi ci sono ancora delle speranze per il Torino, per la Conference League. Buio totale per la Fiorentina, perché l'italiano ormai è con la valigia fatta, quasi chiusa, a fine stagione quasi sicuramente andrà via. Quindi una lotta per la Champions solamente più per due, mentre per l'Europa League e la Conference sono tutte quante racchiuse praticamente nel giro di 4-5 punti, quindi potrebbe ancora succedere. Bisogna vedere la Fiorentina, attenzione, perché comunque c'è sempre una partita da recuperare ancora contro l'Atalanta. Quindi sì, sì, la 43 punti sono tutti un po' lì, cioè anche Fabrizio, sono tutti un po', se la stanno giocando direi alla grande in questo rush quasi finale di campionato, no? Sì, sono partite dove ci sono sempre delle grosse sorprese, no? Tipo ad esempio Cagliari-Atalanta, come diceva il nostro Cantegna. Certo. Io credo che Cagliari-Atalanta sia una vittoria tutta da dedicare a Ranieri. È vero che in campo ci vanno i giocatori, ma ricordiamoci che mister Ranieri ha fatto un passo nei giorni scorsi che non è stato molto evidenziato anche dai media italiani. Lui ha detto: io mi dimetto, me ne vado, se sono io il problema me ne vado. E a quel punto di vista la squadra si è unita insieme al mister e hanno fatto un partitone scontocando comunque contro un avversario che era nettamente superiore a loro. Dalla tua domanda iniziale, chi vorreste vedere andare avanti e tutto, per me il Bologna, perché questa anche è una me stagione storica, per secondo me. Bellissimo. Il Bologna è un club, diciamo, modesto, perché questa è la realtà, ha fatto un campionato incredibile e anche messo in difficoltà squadre ben più finite da un punto di vista economico. Quindi io credo e spero di vedere il Bologna qualificarsi in Europa, perché sarebbe davvero un risultato importantissimo per gli emiliani. Anche io posso aggiungere, perché c'è una grande stella che comunque li guida dall'alto e sappiamo tutti di chi stiamo parlando. Allora ci ascoltiamo un po' di bella musica, quella selezionata dal nostro Chico, grazie. Sì, naturalmente, sempre mentre il ritmo sta per partire, abbiamo parlato di Europa, si prepara il derby italiano con quelle che sono due tra le squadre più in forma, il Milan addirittura, come sapete, con 5 vittorie a 15 punti in una speciale classifica delle ultime 5 giornate, e la Turbo Roma di De Rossi va davvero forte. Naturalmente la speranza per la Federazione Italiana è di avere il quinto posto in Champions League, tante volte sperato ed auspicato, e addirittura abbiamo parlato del Cagliari di Ranieri, che con 3 vittorie nelle ultime 5 giornate addirittura sarebbe in questa speciale classifica quasi in Europa, quindi è addirittura senza puntare alla Conference ma direttamente alla Europa League. Quindi questo è, comunque sentiamo appunto un po' di musica dalla K7.
Enrico, in compagnia della Simo, di Fabrizio e di Fabio. Vogliamo guardare anche, per non dimenticarci, la parte bassa della classifica, ovviamente, del campionato di Serie A, e ahimè dobbiamo pensare al fatto che ci sarà il 158esimo derby della Mollo, ovvero il derby di Torino, sabato 13 aprile alle ore 18. Allora, da quale disgrazia vogliamo iniziare, ragazzi? Dalla parte bassa della classifica o dal derby che si giocherà? Beh, già parlare di parte bassa della classifica però sei generosa, perché quest'anno però per una volta non ci siamo, esatto, il Toro comunque sta facendo un campionato decente, anche la sconfitta di Empoli, e ora vado contro Cantelmo, perché Cantelmo sicuramente mi dirà che hanno giocato malissimo. Il Toro non ha fatto così male, il problema è che in porta c'hai un citofono e non hai un potere, ecco, alle solite, però... perché quando il Torino ha preso Milinkovic-Savic pensava di prendere l'altro Milinkovic-Savic, in realtà poi hanno preso un giocatore che faceva il centrale in una squadra di pallavolo, e allora il racchetta farfalle, un racchetta farfalle, perché se ci fosse stato un portiere normale molto probabilmente il Toro Empoli quantomeno non avrebbe perso. Purtroppo il derby, e poi lascio subito la palla a Cantelmo, sarà l'ennesimo derby di sofferenza per i tifosi granata, come sempre, perché dalla dirigenza Cairo io ho contato solo sconfitte e un paio di prestazioni sufficienti e null'altro, quindi il cuore Toro non esiste più, i tifosi Toro che sentono derby non ci sono più, la maggior parte di quelli che amano i derby di domenica se ne andranno a funghi o a prendersi solo al mare. Che bello vedere già così lungimirantemente il tutto. Fabio, allora, abbiamo giocato veramente così male, veramente colpa del portiere, poi parliamo anche della parte bassa della classifica. Allora 21 derby persi su 27, questo è lo score del Toro chiaramente degli ultimi 19 anni, quindi onestamente le previsioni non saranno delle più ottimistiche. Detto ciò, abbiamo perso, è stata una partita limpida e surreale. Il primo gol è la responsabilità è del portiere, il secondo gol 50% è del portiere, per un semplice motivo, e qua parliamo a livello tecnico, io ho parlato con dei preparatori tecnici professionisti, la cosa che è un errato posizionamento del portiere, lui è un metro, copre troppo il palo interno, si butta completamente in ritardo, quindi non potrebbe mai arrivare su quel pallone. Il terzo gol è stata da benaggine di Bellanova, ma sinceramente sparare contro Bellanova sarebbe totalmente giusto, detto che poi Milinkovic si butta, non si capisce bene per quale motivo, quando avrebbe semplicemente dovuto coprire la porta, quindi anche su quello io avrei qualcosa da dire, però diciamo che il primo gol sicuramente è la colpa sua. Il Toro non ha giocato male, perché il Toro comunque ha fatto una più che buona partita, ha recuperato tutto quello che vuole, certo. Vittoria pesantissima dell'Empoli, il Toro ha preso 3 gol dalla squadra peggior attacco della Serie A, questa che è la cosa che è grave. Ricordiamoci che Milinkovic-Savic è un portiere che ha fatto fatica a persino in Serie B contro l'Ascoli, non giocava neanche titolare, quindi onestamente lascia molto molto a desiderare, e non è la prima volta che comunque il Toro prende gol su errori suoi clamorosi. Detto ciò, per quello che parte bassa della classifica, sì, esattamente, allora parliamo subito. Salernitana-Sassuolo finisce con un pareggio totalmente inutile per la Salernitana, che serve pochissimo al Sassuolo che a questo punto è la seconda candidata alla Serie B. Il Frosinone pareggia ma rimane comunque penultimo, pareggio più che otto, un buon Bologna, quindi nulla da dire. Sconfitta per il Verona pesantissima contro il Genoa in casa, tra altre cose Genoa anche sotto più gol, Genoa che a questo punto è salvo quasi matematicamente, come diceva anche Giorella prima, Cagliari, impresa del Cagliari che rimonta, vince sull'Atalanta, e a questo punto la squadra di Ranieri si trova a 4 punti dal terzo ultimo posto, quindi diciamo che la lotta a salvezza sta incominciando un po' a delinearsi. Sconfitta del Lecce a Milano contro il Milan, ma onestamente ci può stare, non sono quelle le partite da vincere. Rimangono comunque sempre a giocarsela 6-7 squadre nel giro di 4 punti. Certo, assolutamente. Grazie Fabio. Allora ragazzi, ci andiamo ad ascoltare un'altra bella domanda dalla K7 del nostro Chico. Sì, solita puntualizzazione della classifica delle ultime 5 giornate. In effetti, senza il tanto commentato gol oltre lo scadere segnato dall'Empoli, pensate che con un solo pareggio e 4 sconfitte l'Empoli avrebbe fatto nelle ultime giornate peggio addirittura della Salernitana, e quindi diciamo non va sciupato il lavoro dello specialista, il grande Nicola, che insomma quando è arrivato ha dato una ventata pazzesca, l'Empoli era andato quasi salvo
Parola, è mancato poco arrivasse in zona Europa, no? E poi dopo stava sciupando tutto, quindi almeno rimette una casellina verde con la vittoria. Sapete che diciamo bisogna, come del resto sempre con equilibrio facciamo, dal momento che abbiamo una redazione al 75% piemontese e se è ben trasparso al 50% Granata, no? E quindi hai sentito il cuore Granata. E adesso comunque il ritmo come sempre. Non è quello che tutti ricordano, il giocatore che ha giocato le finali di Wimbledon. Marrakesh è un torneo che giocano giocatori che hanno la posizione dall'80esima alla 120esima e 130esima. E Berrettini ha sofferto per riuscire ad affermarsi in questo torneo, ha sofferto durante la settimana e non ha giocato così bene. Per la carità, è sempre un risultato positivo, un risultato che gli dà carica, gli dà animo, ma vederlo giocare contro gente del livello di Sinner, di Djokovic, di Medvedev, per dire tre nomi a caso, lui perderebbe sicuramente. Lo vedi ancora un gradino sotto? Deve ancora recuperare tanto. Molto, okay. Molto. L'incidente fisico o mentale, secondo voi? Fisico o mentale? Secondo me molto mentale, perché di fisico più o meno ci sta. Il problema è ritrovare la testa che aveva lui da partita. E purtroppo il gossip e lo spettacolo sono quello che lo hanno fuorviato tantissimo. Okay. Ma Fabrizio non è molto fermo sulle gambe, non hai notato che ha tanto fermo sulle gambe? Lui è anche un giocatore molto grande, ha fatica a recuperare l'atleticità. Poi diciamolo, la forza di Berrettini è il torace e le braccia. Se vi ricordate, Berrettini non ha queste gambe muscolose. Per assurdo, Sinner è molto più muscoloso nelle gambe di quanto lo possa essere Berrettini, nonostante siano due fisici totalmente diversi. È la testa che deve recuperare, perché anche ieri in finale a Marrakesh ogni tanto sparava delle palle fuori di 4-5 metri, significativo il segno del fatto che lui in questo momento non è così mentalmente preciso e perfetto come lo era quel giocatore che ricordiamo aver fatto una finale di Wimbledon ed essere arrivato nei primi 15, se non ricordo male, del mondo, forse nei primi 10 addirittura. Che emozione anche quella, solo che adesso noi avendo come modello Sinner, non tutti gli altri ci sembrano, invece quanti ci siamo emozionati con Berrettini in quel momento? Esatto. Ci pensava già di essere sull'Olimpo. Hai detto, guarda, proprio la cosa che volevo dire io, no? Ora ci siamo tutti abituati a vedere Sinner
Sinner dominare, e ci aspettiamo standard tutti è alto adesso, in questo momento a Monte Carlo di vederlo arrivare magari in finale e rialzare di nuovo una coppa. Quindi quando vediamo un giocatore che tentenna subito, però vedi, è scarso. E Berrettini, non ci fosse stato Sinner, oggi Berrettini sarebbe l'eroe del tennis. Non ancora. No. Direi di no, perché... con la sua vittoria? Con la sua vittoria, dico, con comunque la vittoria a Marrakesh. È un ATP 250. Sì, è vero. Simona. Non è che stiamo parlando di un torneo, di un ATP 1000 o di uno dei Grand Slam. Stiamo parlando di un torneo che tendenzialmente la maggior parte dei giocatori che stanno nei primi 20-30 posti snobbano. Quindi va bene così. Mando l'assist alla Formula 1 al nostro cantello. Ci siamo, Fabio, Formula 1, grazie Fabio. Quando le Red Bull, soprattutto Verstappen, decidono di giocare, giocano, vincono, e tutti gli altri stanno a guardare. Ottima la Ferrari, per la carità, perché comunque stiamo sempre parlando di un terzo posto e di un quarto posto, ma gli altri hanno fatto un'altra gara. C'è da dire che c'è di nuovo un problema in questo momento, che è importante nel team della rossa di Maranello, c'è questa dualità tra Sainz e Leclerc. Sainz è già un pilota licenziato, Leclerc arriva quarto e ci sono stati un po' di mugugni all'interno del muretto, perché forse qualcuno avrebbe voluto che Sainz cedesse la terza piazza a Leclerc, e questo non è successo perché la macchina di Sainz e il pilota andava molto meglio di quanto andava il francese. Sentiamo Fabio. Ma allora che le Red Bull fossero avanti a tutti lo si sapeva, anche perché comunque con la Formula 1 moderna, con i regolamenti dove non puoi più sviluppare l'auto come facevi all'epoca di Michael Schumacher, l'anno scorso aveva un gap talmente alto che lo sapevano tutti che quest'anno sarebbe stato lo stesso. La differenza qual è fondamentalmente? Che se l'anno scorso Verstappen vinceva con un minuto di vantaggio, quest'anno vince con un po' più di fatica, con adesso in Giappone 20 secondi su Carlos e 26 su Leclerc. Diciamo che quantomeno la Ferrari in questo momento è sicuramente, graficamente, seconda forza sul campionato. Uno dei piloti che ci ricorderemo per tutta la vita, vederlo lottare peggio che... non lo so, sembra che c'è anche un Gotthard al posto di altri. Ma non è sua la responsabilità, esatto, è proprio da poco della macchina. Se la Mercedes è una macchina che è nata male in maniera sbagliata. Voglio solo dire una cosa, a questo punto. Sì, Fabio, siamo quasi in chiusura, vai. Sì, Carlo Sainz è davanti nel mondiale rispetto a Charles, e lo è anche l'anno scorso quasi. Mi chiedo se a questo punto sia stata fatta la scelta giusta di puntare tutto su Charles Leclerc e lasciare andare così facilmente Carlo Sainz. Chiudo ancora e termino malissimo gli Alpine. Quest'anno credo che siano veramente la scuderia peggiore, forse peggio ancora della Williams. Vedere gli Alpine con Pierre Gasly che lottano per praticamente il terz'ultimo posto fa veramente male al cuore. Vedremo cosa succederà nei prossimi weekend. Allora ragazzi, concludiamo qui questa puntata di Sporting Go. Ovviamente ci riascolteremo la prossima settimana, rimetteremo sempre l'accento sullo sport. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Setteva FM per Alte Radio. Ovviamente voglio salutare il mio Fabrizio Gerola. Grazie Fabri, sempre preziosissimo. Ciao Simone, un saluto a tutti, alla prossima settimana. Grazie al nostro Fabio Cantello, super prezioso. Ciao Simona, ciao a tutti, buona settimana a tutti. E un grazie al nostro Cico, al nostro Francesco Catenacci. Ci riascoltiamo la prossima settimana. Un ciao da Simona Sorbara. Grazie a voi tutti, anche da parte mia. Appuntamento al prossimo numero di Sporting Go. A te logo da Cico Catenacci. From 7va.fm/LT Radio.